Senatore, la domanda che mi viene, ma a questo punto la faccio proprio come politico, ma è possibile che non ci sia un controllo adeguato su tutto questo? Perché in realtà è vero che in Italia abbiamo, per quello che poco che ne posso sapere, dei colossi bancari, chiamiamolo così, no? Abbiamo citato prima Unicredit e Banca Intesa, ma poi la realtà italiana è fatta, come in quasi tutta l'economia italiana, di piccole realtà, mi vengono a mente i crediti cooperativi, per esempio, no? Oppure altre cose. È possibile che su queste realtà non ci siano controlli? Perché mi pare di aver capito che la cosa stava andando avanti, insomma, non da ieri e non dal giorno prima in cui è stata fatta la verifica della Guardia di Finanza. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie di questa trasmissione. Questo è uno dei grossissimi problemi del sistema Italia. Allora, intanto non nascondiamoci dietro un dito. Questa è la punta dell'iceberg. Questo è un sintomo di una situazione che non mi fa diagnosticare un piccolo raffreddore, una piccola influenza. Qui siamo di fronte a una malattia molto grave del sistema bancario. Uso le parole di Papa Francesco, che naturalmente sono molto più autorevoli delle mie. Lui ha detto chiaro e tondo nella sua ultima enciclica che la finanza sta dominando il sistema politico. Non è la politica che sta dominando la finanza, ma viceversa. Quindi noi siamo in presenza proprio di un sistema che va pesantemente riformato. E lui ha anche ribadito che il male che in questo momento impera praticamente su tutto il pianeta, ma in particolare sul sistema finanziario, è l'ipocrisia. La situazione in cui ci troviamo oggi è il segreto di Pulcinella. Lo sapevano tutti, tutte le persone minimamente informate, tutti sanno di quanti difetti, perché questo è uno, noi stiamo guardando un caso, ma ci sono tantissime altre situazioni bancarie che sono altamente deprecabili. Ne dico una per tutte, l'anatocismo, che è vietato e le banche continuano a praticarlo e costa 2 miliardi di euro all'anno agli italiani, quindi un pezzo di finanziaria. Quindi non nascondiamoci dietro un dito, questa è la punta dell'iceberg. La sua osservazione è assolutamente pertinente, perché in Italia uno dei grandi problemi appunto è il controllo. Chi controlla questo sistema? Beh, fino all'anno scorso avevamo la Banca d'Italia che doveva vigilare sulle banche nazionali, ma la Banca d'Italia, lo sappiamo tutti, è di proprietà delle banche. Quindi siamo in questa barzelletta italiana in cui i controllati posseggono il controllore. Il controllore è di proprietà dei controllati. Quindi qualsiasi persona si rende conto che è una partita a carte totalmente truccate. La Consob, che dovrebbe vigilare sul sistema borsistico, ugualmente ha grossissime pecche. Adusbef da anni denuncia decine di situazioni irregolari, ma tutte le associazioni di consumatori denunciano e hanno cause aperte per centinaia, migliaia di pratiche illegali. Le banche usano il sistema di chiudere in via extragiudiziale moltissime di questi contenziosi con la clausola di riservatezza, perché quando si rendono conto che hanno torto, e torto pesantissimo, pur di non arrivare in causa e quindi di non vedere ufficializzato una loro posizione illegale, chiudono una posizione in via extragiudiziale con una clausola di riservatezza in maniera che la notizia non esca. E questo è uno dei tanti sistemi altamente subdoli per autoproteggerci. La realtà è che noi siamo in un circuito vizioso, a tre punte di connivenza molto pesante e molto deleteria tra sistema politico, sistema finanziario, bancario e assicurativo e sistema industriale. C'è una commistione totale, c'è un sistema di porte girevoli che va chiuso, e per porte girevoli intendiamo persone che avevano dei ruoli pubblici che entrano nel privato e viceversa, in uno scambio continuo di favori e di posizioni. Nel caso della Popolare di Vicenza è noto che l'ex segretario particolare di Mario Draghi, adesso non vorrei sbagliare la carica, è entrato in Popolare di Vicenza con compiti appunto privatistici. Cioè abbiamo in generale tra sistema bancario e sistema pubblico uno scambio intercontinuo, ma è chiaro che una persona che ha funzioni pubbliche
non può essere travasata così subitaneamente nel sistema privatistico e viceversa, perché è chiaro che il conflitto di interessi è alto. È alto. Abbiamo una telefonata. Senatore, mi viene una domanda spontanea. Cioè, allora, abbiamo detto, prima parlavamo, no, di quanto la politica sia commissionata, no, con questo. Ora, escluso ovviamente quelle che sono le imprenditorie medio-piccole, gioco forza, però si sente spesso dire che all'interno dei consigli di amministrazione delle banche ci sono anche rappresentanti degli industriali di un certo livello, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, probabilmente in questo calderone ci sono anche, c'è sempre anche un certo livello di industria. Le do un dato preciso, che spero gli italiani memorizzino bene. Di tutto il credito a disposizione delle banche italiane, lo 0,5% della clientela, della clientela italiana si fa attribuire, riesce ad incamerare il 54% del credito a disposizione. I famosi furbetti del quartierino, cioè le banche lavorano moltissimo, concedono moltissimi crediti allo 0,% del loro parco clienti. Questo significa che il 99,5% della clientela ha a disposizione il rimanente 46%. E un altro fatto conosciuto, un altro segreto di Pulcinella che l'ipocrisia copre, è che moltissime banche che hanno crediti in sofferenza, che non riescono a farsi ripagare, ma sono i crediti che hanno fatto senza pretendere nessun tipo di garanzia, perché erano crediti fatti, prestiti fatti agli amici del politico, agli amici degli amici, piuttosto che passare quei crediti come perdite e quindi peggiorare notevolmente il bilancio, perché parliamo di grossi prestiti, non parliamo dei 100.000 euro per il mutuo per la prima casa. Piuttosto che passare questi crediti in perdita e quindi uscire con un bilancio peggiore, che quindi mi scateta tutta una serie di reazioni perché ho meno dividendi, faccio una pessima figura, quindi parte tutta una serie di conseguenze negative, cosa fanno? Rifinanziano immediatamente. Rifinanziano. Mentre siamo in un periodo di credit crunch mostruoso dal 2008 in poi, in cui alle aziende sane, alle famiglie, ai professionisti non arriva più che una misera goccia, i grossi crediti in sofferenza sono stati rifinanziati pur di non portarli in perdita, e quindi quel poco che le banche avevano a disposizione, perché attenzione che dal 2009 in poi le banche hanno chiuso i rubinetti proprio per questi discorsi che l'Unione Europea sta chiedendo giustamente dei vincoli maggiori di capitalizzazione. E quindi noi ci troviamo in questa situazione paradossale che è l'ennesimo segreto di Pulcinella. Si sa, ma la politica non interviene. Dove è stata la politica sino adesso? Beh, ve lo diciamo noi, è stata parte integrante di questo sistema. È parte integrante di questo sistema. Perché nessuno ne parla? La risposta è ovvia. Sono parte integrante di questo sistema. È un po' quello che diceva il nostro ascoltatore. Un bancario di altissimo livello che ha scritto un libro che si chiama, il titolo dice tutto, Io so e ne ho le prove, in cui elenca tutta una serie di comportamenti illegittimi delle banche. Comportamenti, ripeto, che si sapevano da anni, lui li ha messi in fila, li ha elencati, e parlando di esperienza diretta, perché appunto era un ex dirigente di alto livello, ci sono tutta una serie di comportamenti. La politica ogni tanto qualcosa fa, ma la finanza reagisce immediatamente dopo in maniera addirittura peggiorativa. Per esempio, quando è stata eliminata la commissione di massimo scoperto, che era abbastanza pesante per le aziende, le banche subito dopo hanno fatto sì che la politica istituisse due nuove commissioni, che sommate sono peggio del danno iniziale. Dell'anatocismo ho già parlato, che è vietato, ma le banche continuano a rifarlo. C'è il fatto che aveva già elencato l'avvocato, che c'è un incentivo troppo elevato per i dirigenti e i funzionari delle banche per vendere determinati prodotti che alla fine non sono convenienti per il cliente. Ci sono una serie di bonus che vanno limitati al massimo.
Non è possibile che la trasformazione che è avvenuta delle banche in un qualcosa che serviva all'economia reale, ora le banche si sono trasformate in soggetti che operano sul mercato virtuale perché si sono accorte che guadagnano molto di più e a minori rischi. Va ripristinata la separazione tra banche d'affari e banche commerciali, che tutti i politici da anni dicono sì, è giusto, dobbiamo ritornare ad avere due tipi di banche. Vogliamo spiegare un attimo cosa sono? È molto semplice per spiegarlo al cittadino medio. Se io non ho nessuna propensione al rischio, sono un pensionato, sono una famigliola tranquilla, voglio semplicemente che la banca sia una cassaforte. Come diceva la signora prima al telefono. Anche se mi danno lo 0,05% di interesse, non è quello il mio obiettivo, io voglio che sia una cassaforte, sicura. E devo poter andare in una certa banca. Se io invece sono una persona che ha più attitudine al rischio, legittimamente voglio fare operazioni più complesse che possono comportare dei rischi, devo andare in un altro tipo di banca. Ecco, questa separazione esisteva fino agli anni 70, poi è stata annullata e questo è una cosa pessima, perché quando si è dovuto salvare il sistema bancario lo si è dovuto salvare perché dentro c'erano sì le speculazioni, ma c'erano anche i risparmi, quelli onesti, quelli veri. Questa è una cosa che la politica da anni dice sì, lo dobbiamo fare, e non lo fanno mai. La prima domanda sulla la vendita a rate è nata e continua perché ormai le aziende non guadagnano sul prodotto che viene venduto, guadagnano sul finanziamento. E questo è uno dei drammi italiani e mondiali, perché si spende di più di quello che ci si può permettere con il sistema delle rate, perché è una clausola psicologica enorme il fatto di dire diluisco il pagamento nel tempo, ma l'azienda guadagna non sulla vendita del prodotto, lo può vendere anche a prezzo di realizzo, perché guadagna sul finanziamento, perché lì i tassi sono, una commissione, sono tra piuttosto l'altro. Elevati. Siamo arrivati a verificare. Grazie signora, buona giornata. Senatore, volevo chiederle questo. Allora, abbiamo preso spunto stamattina da questa vicenda, perché vicenda di cronaca di questi giorni, ma in realtà il mio timore è che sul territorio italiano la situazione sia un po' analoga ovunque, cioè nel senso il rischio di esplosione di banche medio-piccole che abbiano appunto usato il make up, il trucco rifatto in questi anni, credo che ce ne siano parecchie. Beh, io l'ho detto all'inizio che questa è la punta dell'iceberg, quindi situazioni di problematicità ce ne sono parecchie. Una cosa va chiarita ancora di più, che dopo la crisi del 2008, la crisi finanziaria, la situazione è mutata profondamente, l'atteggiamento delle banche verso la clientela è mutato radicalmente, perché la parola d'ordine dopo il 2009 è stata rientrare dei prestiti concessi e non concederne più, perché si erano accorte che le banche erano sottocapitalizzate e stavano prestando troppo denaro rispetto a quello che potevano. In più è stato rotto completamente anche quel rapporto fiduciario e di conoscenza tra i funzionari locali, i dirigenti locali e la clientela, perché adesso non c'è più una valutazione nel merito sulla solvibilità del cliente a discrezione del direttore della filiale. Ci sono dei tabulati che vengono compilati da dei computer in base a degli algoritmi matematici che poco hanno a vedere con la situazione reale di quella determinata azienda, che ti classificano. C'è una classifica, mi pare da A a F, in 6 categorie sulla solvibilità del cliente, e il direttore di filiale non ha discrezione, lui deve seguire le indicazioni che sono elencate in quel tabulato. Se tu azienda X mi compari nella colonna C piuttosto che A, piuttosto che B, piuttosto che D, io devo comportarmi di conseguenza. Quindi è quello che dicevo già prima, si è scollegato completamente il mondo reale da questa finanza, che è diventata una finanza completamente virtuale. Quindi lo abbiamo già detto, questo sistema bancario va riveduto pesantemente. La lezione del 2008 non ci è servita a nulla, non abbiamo imparato nulla, non abbiamo preteso nessun tipo di cambiamento, e quindi adesso ci troviamo con i nodi che arrivano al pettine. L'ho detto all'inizio, questi sono tutti segreti di Pulcinella, si sanno quali sono le situazioni e quali sono i problemi del mondo finanziario, ma la politica finora non è mai voluta intervenire.
Una cosa che si può fare e si deve fare immediatamente e che è strategica è l'istituzione di un vero organo di vigilanza, un organo neutrale e indipendente, un organo autonomo che non abbia nulla a che vedere né con le banche, né con la politica, né con nessun altro soggetto, cosa che adesso non c'è. Mi chiedo però chi potrebbe farne parte, perché onestamente mi sembra che ci siano delle commistioni abbastanza solide tra politica, industria e finanza, per esempio. Sì, no, certamente, però in questo momento siamo nella posizione peggiore possibile, perché fino all'anno scorso era la Banca d'Italia appunto che controllava direttamente le banche, adesso è la BCE che controlla direttamente i 15 istituti nazionali più grandi, controlla anche tutti gli altri con il supporto di Banca d'Italia, quindi questa è la situazione peggiore possibile. Quindi non è un problema di facilissima soluzione, però sicuramente di meglio si può fare e si deve fare. Telefonata. Pronto, buongiorno. Hanno ricevuto negli ultimi anni 4.000 miliardi di finanziamenti, ricordiamolo, perché non si dice mai abbastanza. Le banche private hanno ricevuto denaro pubblico per 4.000 miliardi di euro e questo è uno dei motivi per cui gli stati sono in crisi. La comunicazione ha cambiato completamente il suo modus di comunicazione dopo la crisi del 2009, perché gli è stato imposto di cambiarla, nel senso che all'inizio giornali e televisioni dicevano correttamente che la crisi delle banche era dovuta ai loro errori, che le banche stavano fallendo perché sono imprese, se fanno degli sbagli che a un certo punto non riescono più a sorreggere, scoppia la bolla, cominciano a fallire. Ricordiamo che senza l'intervento pubblico ci sarebbe stato l'effetto domino. Sarebbero fallite decine di banche, sono state salvate gli stati nazionali. Allora, all'inizio i mass media hanno detto correttamente è colpa delle banche, dopodiché è stato imposto di far passare il messaggio la colpa è degli stati spreconi, stati che fino al 2008 avevano i conti in ordine, improvvisamente sono diventati i responsabili della crisi. No, sono stati i responsabili, sono state le banche che sono state costrette, o meglio, per non far fallire il buono assieme al cattivo, gli stati sono intervenuti massicciamente, la stima a livello mondiale sono 30.000 miliardi di prestiti verso le banche private e gli stati si sono indebitati per questo. Quindi ricordiamolo ancora una volta che la situazione di crisi attuale è dovuta al salvataggio delle banche, solo in Europa 4.000 miliardi che sono andati soprattutto alle banche del nord, quel nord che tanto adesso ci costringe all'austerità. Beh, ricordiamo anche che tutto sommato la politica deve fare certe cose, i privati possono fare altre cose. Ora, come politica alcune cose le ho già dette e le ripeto: ripristinare la separazione tra banche d'affari e banche commerciali, istituire una vera tassa sulle transazioni finanziarie, perché ricordiamolo che la finanza è rovinata da queste transazioni velocissime che durano pochi istanti e sono meramente speculative, sono il 95% delle operazioni. Quindi va messa una vera tassa sulle transazioni finanziarie veloci, quelle speculative, non la ciofeca che c'è adesso e che è stata piazzata dal governo Berlusconi, che assolutamente non serve a nulla. Va messo un vero organo di vigilanza, non la accoppiata Banca d'Italia Consob, va impedito il sistema delle porte girevoli che avevo descritto all'inizio, e queste sono le soluzioni politiche che io in primis e il Movimento 5 Stelle si impegna a portare avanti. Per il privato, io lo dico da anni, Canale Italia lo sa, la prima volta sono venuto qui che ero un cittadino normalissimo, il cittadino ha in mano la soluzione ancora più efficace, perché appunto è a prescindere dalla politica ed è semplicissima, è quella di cambiare fornitore in tutti i comparti industriali, compreso quello bancario assicurativo, perché ci sono delle alternative etiche, ci sono delle alternative che non speculano, ci sono delle alternative in cui il tuo denaro viene gestito in maniera giusta, umana ed etica. Queste alternative ci sono, hanno dimostrato che funzionano, perché ovviamente faccio riferimento a una realtà che ha più di 15 anni nel settore bancario e poi ce n'è una altrettanto valida nel settore assicurativo, hanno dimostrato che funzionano e riescono a coniugare l'etica e il rendimento, perché una cosa fantastica, riescono a lavorare in maniera etica e riescono a assicurare alla propria clientela che ha sottoscritto fondi di investimento etici dei rendimenti molto buoni. Quindi il consumatore ha in mano
questo potere enorme che non glielo toglie nessuno. Io, così come quando vado ad acquistare un paio di scarpe, posso decidere tra 10 negozi diversi, 10 marche diverse, anche nel settore bancario e assicurativo ho questa possibilità. Però gli italiani finora non se ne sono minimamente preoccupati, perché, ripeto, fino al 2008 il denaro girava, l'economia comunque, meno male, era in una fase ancora positiva, quindi il problema non sussisteva. Adesso che l'acqua tocca la gola, allora c'è la richiesta delle soluzioni. Ci sono già, hanno 15 anni di vita e non ci si deve limitare al settore bancario e assicurativo, ma si deve andare anche negli altri settori. In tutti i settori si deve fare la scelta del miglior fornitore possibile, perché altrimenti si risparmia un soldo nell'immediato, ma poi i danni arrivano da dietro e sono moltiplicati per 100. Questo lo ha detto anche Papa Francesco. Ha detto sì che la finanza domina con la politica, ha detto sì che le grandi multinazionali lavorano per nascondere le proprie malefatte e che la politica è servita, ma ha anche detto che i consumatori, i cittadini, sono pigri e hanno delle responsabilità perché non fanno delle scelte che potrebbero cambiare la struttura dal basso. Allora anche i cittadini si devono impegnare, le informazioni ci sono, le alternative ci sono, settore bancario, settore assicurativo, settore energetico. Do solo una cifra per quanto riguarda l'energia: le sovvenzioni e i danni che creano la filiera delle fossili, delle fonti fossili, ammontano a 5.300 miliardi solo nell'anno 2014. Cioè il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato ufficialmente che la filiera delle fossili ha ricevuto contributi, sussidi e ha creato danni nel 2014 per 5.300 miliardi di euro, che è una cifra enorme, solo in un anno. Allora, non vi piacciono le fossili? Cambiate fornitore. Ci sono fornitori che vi portano a casa il 100% di energia da rinnovabili. La GDO, ne abbiamo parlato già tante volte, la grande distribuzione organizzata, i grandi marchi che distribuiscono alimentari e altri generi di consumo, anche lì ci sono alternative etiche, c'è il commercio ecosolidale. Per cui anche il cittadino deve fare le scelte migliori possibili, le alternative ci sono. Allora, dopo chiedo anche all'associazione dei consumatori. Forse esatto. Moody's, perché li sentiamo nominare, no? Esatto. Ed era dichiarato nero su bianco, su patti chiari, che era quella famosa iniziativa delle banche, sì, in cui si doveva comunicare in maniera semplice alla clientela quali erano i titoli sicuri. Ecco, fino al giorno in cui la Lehman Brothers è fallita, veniva posta in questo documento tra le migliori compagnie su cui investire. Patti chiari, tant'è vero che ha chiuso i battenti, si è storata il giorno dopo. Evidentemente, e torniamo alla domanda che facevo prima, chi può essere così fuori dai giochi da potersi dire un controllore assolutamente super partes, perché poi la problematica ritorna? Sicuramente un'organizzazione in cui ci siano anche i rappresentanti dei consumatori. Io spiego una cosa molto semplice: l'Italia all'80% ogni legge che fa deve sottostare a dei paletti comunitari, cioè ormai quasi tutto quello che facciamo come legislatore italiano sottostà a dei vincoli comunitari. Ora, l'Unione Europea, quando deve decidere nuove leggi su una qualsiasi materia, riunisce dei gruppi di esperti, che sono dei consulenti del mondo reale, che spiegano ai politici i dettagli di una determinata situazione. Allora, se io vado a vedere la composizione di questi gruppi di esperti, trovo 100 esponenti del mondo bancario assicurativo, ne trovo 2 dei sindacati e ne trovo 0, quando mi va bene 1, dei consumatori. Ecco, i consumatori, che sono il mondo reale, assieme naturalmente ai sindacati, sono assolutamente assenti, mentre sono sovrabbondanti i lobbisti, è il termine tecnico, giusto, delle compagnie assicurative e finanziarie. Adesso la battaglia si sposta, almeno per quanto riguarda l'Italia, sulla riforma della class action, e qui abbiamo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori che la conoscono benissimo. La class action è uno strumento potentissimo, potentissimo, che funziona piuttosto bene nei paesi anglosassoni, è un istituto di origine anglosassone. Qui in Italia è stata introdotta dal governo Berlusconi una class action assolutamente ciofeca, e uso questo termine per pudore, che non funziona assolutamente, non mette in grado di tutelare i propri interessi. Come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto una riforma che è passata alla Camera, adesso in Senato, guarda caso, è insabbiata. Guarda caso, insabbiata. La lotta adesso si sposta qui, perché se avessimo una class action decente, assieme
alle associazioni dei consumatori, possiamo veramente sanare moltissime ingiustizie delle grandi compagnie che hanno questo potere giudiziario economico enorme nei confronti dei consumatori se sono singoli. Quindi amplifico anch'io l'appello che aveva fatto Federconsumatori, Adusbef, Federcontribuenti, Federcontribuenti, di sicuramente associarsi a un'associazione di consumatori, ce ne sono tante, quindi ognuno scelga quella che ritiene più meritevole, però è assolutamente vero che se rimaniamo dei singoli facciamo molta fatica. La signora Sarda prima, veramente complimenti per essere riuscita a sostenere la lotta da sola, probabilmente si è fatta appunto assistere da qualcuno di esperto, però è vero, dobbiamo unirci in associazioni. Anche perché... Ho paura quasi a dar ragione al senatore in questo momento, perché non vorrei che poi l'interveniente di prima si rendesse conto che, non so, forse ci sono dei... Ma voglio dire, abbiamo detto politico, che ognuno ha le sue opinioni. Siamo in un sistema che ha dimostrato con i fatti la sua morbosità, perché c'è una connivenza, un conflitto di interessi, una corruzione diffusa tra sistema finanziario, sistema politico, sistema imprenditoriale, che ci deve costringere a fare dei cambiamenti. Ora, se qualcuno pensa, e specifico ancora meglio con un esempio, siamo in un sistema in cui il presidente della Popolare Vicenza si permette di rilasciare un'intervista in cui confessa candidamente un illecito, e cioè il fatto che vengono erogati dei prestiti per l'acquisto di azioni della banca stessa. Questo è un illecito, ricordiamolo, è un illecito proprio previsto dal codice civile. Allora lui lo confessa candidamente a un giornalista che pubblica l'intervista, quindi diventa nero su bianco, e nessuno dice nulla. Nel momento che io confesso un illecito, un presidente di una popolare con 110.000 soci confessa candidamente che la sua banca, il 40% dei prestiti erogati, erano con la finalità dell'acquisto di azioni proprie, cosa vietata, cosa illecita. Non è successo niente, quindi il sistema nel complesso è assolutamente da rifare. Se qualcuno pensa che la politica, che in questi anni ha permesso con azioni ed omissioni, se qualcuno pensa che questa politica attuale adesso si metta a risolvere il problema, auguri. Va bene. Auguri. Una cosa la dico e finisco: sicuramente associarsi alle associazioni di consumatori, valutare l'opzione della finanza etica, sono due cose da fare. Un'altra è quella di informarsi. Nel mio piccolo io ho messo a disposizione i riassunti di 6 libri in materia bancaria. Non sono libri tecnici per cui uno deve essere laureato in economia, ragioniere, fiscalista per capirli, sono libri divulgativi in cui viene spiegata la situazione attuale, e quindi leggendoli in pochissimo tempo, perché sono riassunti, o li ho fatti apposta, una persona non potrà più farsi ingannare con così tanta facilità, perché ricordiamo, in questi anni gli italiani si sono fatti ingannare molto facilmente perché la materia era obiettivamente difficile e quindi erano richieste un minimo di competenza. Allora, un minimo di competenza la possiamo acquisire tutti senza dover fare un corso di laurea in economia e commercio. Ci sono dei libri a disposizione da più parti, da più editori. Io nel mio sito ne ho messi 6 in questa materia. Leggendoli molto velocemente si può acquisire un discreto grado di competenza ed essere in grado di orientarsi meglio. Per cui le armi le abbiamo, vediamo di usarle. Telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Senatore, magari appunto un supporto al cittadino. Confermiamo assolutamente, come ha già detto l'avvocato, tutte le associazioni di consumatori offrono dei servizi perlomeno informativi, giustamente non fanno i venditori. Consulenza, certo, ma è giusto così, voglio dire. Però danno quell'informazione di base per orientare il cliente, vuoi attraverso sportelli, vuoi attraverso riviste. Ci sono altre associazioni che stampano anche delle riviste, quindi ti arrivano a casa, in cui sono analizzati prodotti per prodotti, ti dicono: guarda che questo ha questo profilo di rischio, quest'altro ha questo profilo di rischio, queste problematiche, eccetera. Per cui questo mondo è già molto ricco di informazioni. L'abbiamo già detto, ripetiamolo: sceglietevi le vostre associazioni che ritenete più valide e utilizzate, perché i servizi ne offrono moltissimi.
Bene, siamo in chiusura, sono le 8.59, io ringrazio veramente perché da cittadino ignorante ho avuto almeno un quadro della situazione un po' più chiaro. Grazie all'avvocato Paolo Polato, grazie al senatore Gianni Girotto, grazie a Luca Canale che è stato il lato umano di questa situazione, grazie all'avvocato Marco Alberto Zanetti per essere intervenuti, credo che anche i complimenti dei nostri ascoltatori siano evidentemente motivo per capire che siamo stati chiari abbastanza in quello che abbiamo detto, l'argomento rischiava di essere complicato. Grazie a voi che siete stati con noi in questa mattinata. Naturalmente Notizie Oggi, come di consueto, torna puntuale domani mattina alle 6. Buona giornata.